23esimo turno di campionato in Serie A2, l'ultimo prima della sosta per la Coppa Italia. Partiamo dal girone Est, dove Trieste si affida al fattore Alma Arena per ritrovare il sorriso superando Mantova grazie all'accelerazione avuta nel secondo quarto dall'incontenibile duo formato da Green e Cittadini. Sfonda quota 100 punti Montegranaro che con un micidiale terzo quarto caratterizzato da un parziale di 17-0 costringe Orsinuovi al sesto KO di fila. Powell e Corbett formano un asse vincente, gli uomini di Finelli non possono che registrare un altro KO casalingo, finora nulla valendo l'arrivo del pur valido Smith. Si ferma a Verona la corsa di Treviso che dopo 9 successi di fila è costretta a cedere al Pala Olimpia. La doppia doppia di Brown non smorza la rimonta degli scaligeri che nel terzo quarto sono splendidi nel firmare un parziale di 18-4 che ribalta un pesante meno 13. Ma il nostro unico top di settimana è quello di Ferrara, che contro Forlì coglie il quinto successo di fila. I ragazzi di Valli fanno subito la voce grossa con un parziale di 14-0, ma gli estensi hanno dalla loro parte il fattore Hall, quest'oggi onnipotente con 30 punti, 15 rimbalzi, 5 assist e 4 palle recuperate per un complessivo 51 di valutazione. Come azione del match scegliamo la stoppatona di Cortesi su Severini negli ultimi minuti di gioco, a cui segue uno splendido assist dietro la schiena proprio di Hall per uno smarcato Molinaro. Diverte e vince questa Ferrara, rigenerata dopo la promozione di Bonacina a capo allenatore. E nell'altro derby emiliano di giornata si registra il flop di una Ravenna al quarto KO nelle ultime 5 gare, che cede di schianto negli ultimi minuti ad una Piacenza trascinata dal duo Guiton-Arledge. Fattore casalingo strenuamente difeso anche da Imola, al nono successo consecutivo in casa contro una Roseto che crolla nel terzo quarto sotto la pioggia di triple biancorosse. Se Jesi Udine posticipano a mercoledì sera, Bergamo Fortitudo Bologna viene rinviata al prossimo 8 marzo a causa dell'impegno di Solano con la nazionale della Repubblica Dominicana. Pochi movimenti in classifica dopo questa giornata, dove spiccano gli asterischi per le partite in meno. Trieste aggancia per ora Bologna e nel prossimo turno andrà sul campo di Roseto, mentre diverse saranno le sfide chiave in ottica playoff. Interessante Treviso-Ferrara, il fattore casalingo di Imola al cospetto di Verona e punti pesanti in palio in Mantova-Jesi. Derby emiliano-romagnolo per la F che va a Ravenna, mentre Montegranaro riceve Bergamo. Impegni tra le mura amiche anche per Piacenza e Forlì, che ospitano rispettivamente Udine ed Orsinuovi.